chi porta i pantaloni a casa Milan? E questa è la domanda. Oggi ne abbiamo tante da dire, ne ho tante da dire. Conferenza stampa di presentazione di Pioli, partiamo da lì. Partiamo innanzitutto dal dire che la contestazione di ieri dei tifosi del Milan è legittima, giusta, fatta con i canali moderni, e naturalmente non rivolta a Pioli, il quale oggi in conferenza stampa ha detto le solite cose, niente di più di quello che ci si potrebbe aspettare. Naturalmente ha rispettato tutte le consegne che gli sono state fatte dalla società, e quindi ha detto che Suso è indispensabile, eccetera eccetera, e via discorrendo. Naturalmente Suso sarà ancora una volta protagonista delle nostre domeniche, e non può essere altrimenti, visto che di fatto è una plusvalenza, sarebbe una plusvalenza netta per questa squadra. Poi bisogna trovare naturalmente qualcuno che se lo accatta. Ma al di là di questo, abbiamo oggi grossi problemi col telefono. Vediamo se riusciamo a dare un senso a tutto questo, anche se un senso non ce l'ha. Al di là di tutto questo, c'erano anche Maldini e Boban. Maldini aveva cercato subito di sviare un po' le domande, dicendo no, lasciamo parlare Pioli, fate le domande a lui, eccetera. Ma ovviamente qualche domanda è anche arrivata. Boban l'ho visto particolarmente nervoso quest'oggi, più delle altre volte. Non so se sta per succedere qualche cosa a casa Milan, ma comunque oggi sta così, oggi non sta. Comunque non l'ho visto sereno, non l'ho visto tranquillo. Ovviamente giusto che sia così, i tifosi contestano, cacciato l'allenatore, preso un altro allenatore di pari livello per tamponare la situazione, e andiamo avanti così. Ma prima di tutti questi c'è stato l'intervento dell'amministratore delegato Gazzidis, quale non parlava praticamente da maggio, in realtà a maggio aveva parlato ma con la Gazzetta dello Sport. Si ripresenta in conferenza stampa, non parla italiano, dopo saranno 8 mesi, 9 mesi che in Italia, non so da quanto è arrivato, da dicembre, mi pare dicembre, quindi sono 10 mesi che è in Italia, dice 2 parole in italiano, poi dice che lo sta studiando, cosa che non è assolutamente vera, perché lui non rimarrà al Milan, o per meglio dire non rimarrà così tanto da dover studiare l'italiano. Il nostro curatore semifallimentare arriva Gazzidis e dice che ci hanno salvati perché saremmo potuti andare in Serie D. Le ambizioni della società non sono cambiate, della proprietà sono sempre quelle di riportare il Milan ai livelli di essere tra le top squadre d'Europa, eccetera eccetera eccetera, insomma tutta una serie di supercazzole. Naturalmente sarebbero anche delle cose belle se poi fossero state accompagnate dai fatti negli ultimi tempi, cosa che invece non è accaduta. Bene, allora a questo punto ci dobbiamo fare qualche domanda, è inevitabile, o per meglio dire dobbiamo fare qualche riflessione. La riflessione è: qual è la vera, qual è il vero obiettivo di Elliott? Perché io mi sono fatto persuaso, come direbbe Montalbano, che ovviamente la parte sportiva non interessi nulla a loro, che abbiano già individuato un modo per fare guadagno senza doversi occupare della parte sportiva, la quale è stata demandata a 2 figure che sono ben pagate e per le quali e alle quali viene solleticato l'ego in maniera soddisfacente. Parlo di Maldini e Boba, naturalmente, personaggi che sono stati chiamati a fare da mediazione tra un fondo speculativo e i tifosi, e che per dire la verità non ci stanno riuscendo per niente, perché i tifosi sono incazzati, perché la squadra va male, e non c'è nessun campione. Abbiamo già cambiato l'allenatore a ottobre, quindi mi domando quale sia il compito di questi 2 signori, a parte il fatto di andare in conferenza e parlarci di Champions League. Perché attenzione, oggi
9 ottobre, questi signori, dopo il disastro che hanno combinato, sono stati capaci di dire che il nostro obiettivo quest'anno è la Champions League. Cioè hanno posto come target l'arrivo tra le prime 4 della classifica. Allora, a parte il fatto che io mi sto convincendo sempre di più che Elliot e Milan in Europa non lo vuole, non lo so perché, ma io ho questa impressione, cioè non hanno voglia di andare in Champions League e non hanno voglia di andare neanche in Europa League, ecco perché hanno accettato di buon grado, oppure addirittura l'abbiamo proposto noi l'esclusione delle coppe, no? la scorsa estate. Allora adesso mi dovete scusare un attimo, ma io qui, prima di cominciare con delle parolacce che nei video non si possono dire, devo fare qualcosa. Vediamo se ci siamo, perché fino a ieri stava su bene, oggi non sta più, vediamo se così sta meglio. Ok, dicevo, io ho l'impressione che loro in Europa non ci vogliano andare e che quindi tutta questa serie di allenatori e tutta questa serie di politiche giovani e queste cagate qua non siano finalizzate semplicemente a un mantenimento basso dei costi per andare poi a rivendere un domani, e mi sta anche bene, a patto che la rivendita arrivi a fine stagione. Cioè non voglio adesso arrivare e fare altri 2-3 anni così, perché altrimenti sarebbe davvero tragico, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da un punto di vista di prospettive. Cioè noi stiamo parlando di una squadra che ha milioni di tifosi nel mondo e che li perderà inevitabilmente, perché le nuove generazioni non avranno passione nei confronti del Milan. Potranno esserci molti naturalmente che hanno il papà, magari un nonno che tifa Milan, ma i ragazzi nuovi io li vedo in giro, non tifano per questa squadra. Ma d'altronde che motivo avrebbe un ragazzo di Udine a tifare il Milan in questo momento? Potrebbe farlo solo se suo papà tifa Milan, ma altrimenti per quale motivo dovrebbe tifare Milan? Cioè dovrebbe scegliere il Milan come squadra, no? Noi quando si era piccoli si sceglieva una squadra per un determinato motivo, perché in quel momento vinceva, perché era la squadra della città, per tanti motivi. Ma adesso, come adesso, perché dovrebbe scegliere Milan? Per nessun motivo. Quindi noi andremo a perdere in futuro anche un bacino d'utenza, un bacino di tifosi. Questo vuol dire ovviamente merchandising, vuol dire magliette, vuol dire abbonamenti alla Pay TV, vuol dire stadio, eccetera eccetera, no? Bene. E siccome questa proprietà non è come Suning, cioè Suning è una vera proprietà, Suning è una società che ha comprato un'altra società e che ha capito negli ultimi 2 anni che il calcio non poteva essere gestito come un'azienda di frigoriferi. Ci sono componenti diverse all'interno del mondo di una squadra sportiva che non possono essere gestite, ed è quello che dicevo, non mi ricordo se stamattina o ieri nel video, non possono essere gestite in maniera manageriale, devono essere gestite anche tenendo conto della mediazione che una parte della dirigenza, quella pubblica diciamo, deve fare nei confronti del tifoso. Ecco perché parlavo di mediazione per Boban e Maldini. Non si può non tener conto di questo. Quando Suning l'ha capito, e naturalmente poi hanno trovato il modo per ammorbidire i vincoli del fair play finanziario eccetera eccetera eccetera, hanno ottenuto il risultato di arrivare per 2 anni di fila in Champions League, e adesso hanno preso Conte, campagna acquisti, prospettive, futuro, tutto quello che da noi non c'è. Perché la nostra prospettiva qual è? La nostra prospettiva è di fare adesso 2 mesi terribili, dove dovremmo affrontare tra l'altro la Juventus, la Roma, la Lazio, il Napoli eccetera, perché fino adesso è stata una passeggiata, cioè adesso abbiamo affrontato solo l'Inter delle squadre forti del campionato, e abbiamo fatto 3 vittorie e 4 sconfitte, ve lo dico. E il bello deve arrivare. Quindi la nostra prospettiva è da qui a dicembre, cioè rendiamoci conto di questo. È chiaro che
come tutte le rivoluzioni, anche questa non può essere più condotta semplicemente dall'uomo della strada contro il potere. Perché? Perché se anche noi protestiamo e noi facciamo le nostre manifestazioni sui social, a casa Milan fanno come Alberto Sordi nel famoso film, e quindi poi decidono quello che vogliono. Cioè non è che questa decisione ha portato a non prendere Pioli. Pioli è stato preso per un motivo specifico, poi vedremo a fine stagione se sarà vero o no quello che dico, ma la mia idea, ripeto, è che questo Milan non debba arrivare in Europa in nessun modo. E questo ricorda sinistramente gli ultimi anni di Berlusconi, che non sono questi come molti pensano, ma quelli, diciamo, prima dell'anno scorso, prima del subentro di Elliott. È stato esattamente così. Cioè Sinisa Mihajlovic ci stava per portare in Europa, era sesto mi pare quando è stato esonerato, poi è arrivato Brocchi, ok, poi l'anno dopo è arrivato Montella e siamo arrivati in Europa, e guarda caso quando entriamo in Europa parte tutto il teatrino del cinese. L'anno dopo ci qualifichiamo di nuovo per l'Europa League e parte il teatrino di Elliott, teatrino, diciamo, la cessione a Elliott. Quest'anno ci qualifichiamo per l'Europa, non c'è nessun altro da far subentrare nell'acquisto perché siamo arrivati alla fine della catena, e quindi decidiamo di rinunciare all'Europa per motivi che ancora non sono ben chiari, perché poi vedremo se si svilupperanno in un accordo con la UEFA, ma il Milan non vuole fare un accordo con la UEFA, perché fare un accordo con la UEFA significherebbe, come dire, eventualmente al prossimo proprietario far capire, ed anzi non lasciare margini di manovra sul mercato, sugli investimenti, eccetera. Quindi loro vogliono rimanere fuori dal discorso europeo, vogliono il più possibile, vogliono fare in modo che questa squadra arrivi alla cessione definitiva pulita più possibile, e anche pulita da un lato sportivo, con un asset che non necessariamente deve comprendere i giocatori come valore, ecco perché investimenti su giocatori importanti non ne sono stati fatti, nonostante si abbia rinunciato all'Europa. Cioè, perché la domanda è questa: ma se noi abbiamo rinunciato all'Europa per avere maggiori vincoli di mercato, com'è che poi siamo andati a fare un mercato del genere dove per 5 milioni di euro di Correa non l'abbiamo portato a casa, semmai l'abbiamo trattato a questo punto, perché come per Spalletti l'abbiamo trattato, ma no, però vabbè. Bene, tutte queste domande naturalmente non avranno mai risposta, o forse sì, non lo so. L'articolo di Pagni di ieri apriva, come dire, un po' di sentiment riguardo all'operazione dei cinesi, che ormai tutti hanno capito, anche se non ci sono prove, probabilmente non ci saranno mai, perché poi lì le cose le fanno bene. È stata una grande operazione, una grandissima operazione. Tornando alla stretta attualità, Pioli fallirà, ve lo dico oggi, 9 ottobre, inevitabilmente, fallirà nel senso che non otterrà nessuno degli obiettivi veri o finti che la società ci ha annunciato, probabilmente non si qualificherà nemmeno per l'Europa, sicuramente non per la Champions League, e se sarà molto bravo e molto fortunato riuscirà ad arrivare a giugno, ma solo se sarà molto bravo e o molto fortunato, perché io ho il pensiero anche che ci possa essere, non dico un terzo allenatore, ma magari un ritorno di Giampaolo, tutte queste manfrine da squadra media, ma ormai quello siamo, almeno i numeri ci raccontano che siamo una squadra media. Per cui dobbiamo naturalmente mantenere un grande controllo, io ho cercato di farlo parlando in questi video, anche se in realtà ero molto arrabbiato, molto deluso da questa continua presa in giro nei confronti dei tifosi. I tifosi sarebbero stati molto più accondiscendenti se a loro si fosse spiegato da principio che il progetto non è un progetto che prevede vittorie, ritorni ai fasti di un tempo, eccetera eccetera, tutte queste sciocchezze, ma è un progetto
di risanamento finanziario per una futura cessione. E quindi, se la transitorietà di Elliott fosse stata comunicata ai tifosi, tutta la situazione sarebbe stata vissuta in modo diverso. Invece, alle orecchie del tifoso medio, diciamo, è stata fatta arrivare la voce di un ritorno, sono stati messi Maldini e Boban, si parla di Champions League anche oggi, una cosa veramente squallida. E per questo motivo la contestazione nei confronti della società, della proprietà, continua, deve essere forte, deve farsi sentire, ma anche la contestazione nei confronti dei ragazzi, attenzione, perché non è che i giocatori non siano corresponsabili, i giocatori sono corresponsabili, perché i giocatori, quando avanzano delle pretese economiche di rinnovo di contratto dopo le prestazioni fornite, diventano corresponsabili, perché un conto è giocatore mediocre. Il giocatore mediocre lo sopporti e speri che un giorno se ne vada e che venga sostituito da uno forte, ma qui parliamo di giocatori che sono l'emblema della mediocrità di questo Milan da tanti anni e che avanzano anche pretese economiche di livello, cioè si pensano anche, si sentono anche campioni, credono di essere campioni, sono seguiti da degli agenti che fanno i pellegrinaggi estivi a casa Milan per ottenere qualche beneficio, e naturalmente ogni riferimento a fatti persone è puramente casuale. Tra l'altro, in questi giorni, mentre c'è tutto il casino dell'allenatore, della panchina, eccetera eccetera eccetera, il nostro capitano, perché Alessio Romagnoli è il capitano del Milan, tratta il cambio di agente e potrebbe passare sotto Mino Raiola. Questo è quello che si legge sui giornali. Naturalmente notizia che commenteremo quando si avverrà, però ci dà la misura, ci dà lo spessore delle persone e ci dà la misura della situazione attuale del Milan. Il tutto poi lo possiamo condire anche con le parole del commissario tecnico dell'Algeria, se non l'avete sentita andate ad ascoltarvele, dove insomma si dicono delle cose interessanti, sempre che poi siano riconducibili naturalmente a un giocatore del Milan. Noi non lo sappiamo, ma non è molto difficile fare uno più uno in questa situazione. Per cui, ragazzi, il momento è drammatico, forse il più basso degli ultimi anni, perché siamo fuori dalle coppe, fuori da qualsiasi obiettivo sportivo, non abbiamo più nemmeno l'illusione di poter essere competitivi per un piazzamento, poi alla fine neanche per una vittoria. Per cui speriamo innanzitutto di fare i punti che ci servono per rimanere in Serie A, perché queste situazioni poi naufragano abbastanza rapidamente, e poi dopo, come sempre, di porre quella maledetta firma sul progetto stadio, firma che decreterà ufficiale messa in vendita di una società che in realtà è già in vendita, ma che nessuno vuole, ma che avrà un valore aggiunto come quello dello stadio, quindi potrà finalmente essere realmente appetibile per qualcuno, speriamo, di serio, e speriamo che voglia fare del Milan finalmente di nuovo una squadra di calcio.